Ciao a tutti ragazzi, bentornati all'amichevole quotidiana. Squadra da 230.000 punti. Avversario, cito il nome che c'ha su Discord, Rumeni in vista, che io per comodità chiamerò Room perché altrimenti diventa veramente esageratamente lungo. Ad ogni modo, formazione credo abbastanza inedita in tutti i sensi, non solo dal punto di vista dei giocatori, ma anche dal punto di vista proprio del modulo. Un 4-4-2 vecchio stampo, proprio papale papale, proprio 4-4-2 standard, più standard di così non si può. Non ho giocatori UR, devo dire la verità, non so se lui li ha o meno, perché su questa cosa non me l'ha accennata. Ad ogni modo, ma siamo rimasti ancora d'accordo per il portiere SSR e per un solo difensore con il blocco S, se non ricordo male. Quindi in questo caso, nel mio caso, c'è Brolin. Me la vado a rischiare molto. Anche qua ho voluto alzare, diciamo così, l'asticella di difficoltà ancora un po' di più rispetto a quella che già è. Oltre a cambiare il modulo con un modulo di cui io naturalmente non sono propriamente pratico, oltre ad avere dei giocatori che comunque credo di non aver mai utilizzato in queste amichevoli, perché mi sembra che Galvan è in assoluto la prima volta che lo utilizzo. Tutti gli altri forse già in una volta o l'altra li avevo già utilizzati. Abilità di squadra veramente ridotte all'osso. Dove sarà in questo caso la difficoltà? Che, ripeto, non so, non so bene lui come è strutturato in attacco, perché se dovesse avere, come io penso, un attaccante con tiro S e mi va a fare il centrale, mi frega bellamente, perché così come è impostata questa formazione copre benissimo le fasce, ma lascia un buco a mezzo che è praticamente una voragine. Quindi se lui ha un attaccante centrale appena appena degno di tal nome, non è che mi frega di più, ma proprio di più. Bisogna vedere anche lui come è messo a livello di portiere. Io so che ha un portiere SSR anche lui. Di solito i portieri SSR sono di tipo resistenza. Santana nell'ultima partita, tutto sommato, non mi era dispiaciuto. Ha avuto la sfortuna di trovarsi contro un Muller decisamente possente. Voglio dargli una seconda opportunità. Questa volta non è propriamente nel suo ruolo, perché non l'ho messo come attaccante esterno, l'ho messo proprio come attaccante centrale, ma spero di sfruttare la sua abilità di passaggio per lanciare bene Margus. Detto questo, dai, presentazione veloce, rapida e indolore, andiamo direttamente alla partita. Ok, ci siamo. Calcio d'inizio. Ok, dai, neanche 1000 punti, 900 punti di differenza. Mitica formazza. Misaki e... quello è Napoleon! Confesso di non conoscerlo. Una cosa in più. No, Yakimura, tu non hai capito. No, Yakimura, fidati, te prima ti liberi della palla meglio, Non ci arriverà mai, perché Misaki è cacchio. È UR, è UR, Misaki UR. Oh, passaggio, coppia d'oro, dribbling. Vabbè, dribbling non credo che lo tenti, però nel dubbio. Farà o il passaggio delineato o il coppia d'oro. Ha provato il dribbling. Oh, mamma mia, Santana che uomo, ragazzi. Misugi ha il blocco, quindi io provo il dribbling. Sì, naturalmente glielo prende dritto per dritto, è pacifico, però ha sprecato un blocco S, e Misugi non è che ha proprio tutta la resistenza del mondo per poterselo permettere. Passaggio o tiro? Qua puoi fare quello che vuoi, anche se facessi il contrasto non lo prenderei lo stesso, quindi anche se provasse il dribbling non lo frenderei. E invece sì, l'ha fermato. Idolo. Dimmi che è una palla a mezza altezza. Se la passo. Vai, Santi. Vai, Santanuccio. Ah,
Lui fa blocco. Non dovrebbe prenderla. Vabbè. Oh. E adesso mi metti la palla a me. Tiro combinato a due stadi. Vediamola. Dai, dai, vediamola. Vediamo com'è. Questa mia nuova, vediamo com'è. Naturalmente a Sant'Anna lo fanno. E l'arrow shot al volo. È sky arrow shot fondamentalmente. Oh, l'ha preso. Ah, no, è fatto così. Ah, bellissimo. È quello del. È quello della finale del World Youth. Bellissimo. Segna veramente a Benji così nel manga lui. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Bello Santanuccio, bello. Ah, non puoi fare sempre dribbling. Però io con l'intercetto non te lo prendo, quindi per forza che io faccio dribbling. Inizia che addirittura dorato, esoso il ragazzo. Vabbè, ha attivato il full power. Bisogna stare attenti a Yuga. Io ho giocato con la difesa 4, ma quello Yuga centrale mi frega molto. Contrasto, lui non ha un intercetto, né, però intercetta, dai, contrasto e intercetto. Alla peggio gli si fa sprecare un po' di stamina. Mamma mia, cioè proprio. Allora, va a Yuga tutta la vita. Adesso bisogna vedere se riesco a pressarlo. Adesso lo tiro anch'io. Yuga, tu cos'hai? Solo il tiro. Ah, Raju. Blocco e blocco. Ah, Raju. Caspio. Critico dorato pure. Non potevi farmi l'argento, né? No, argento sono solo io che ho gli argenti. Ah, calzino, speravo bene. Vai, mullerone. Vai, che è solo un 6009. Dammi un arcobaleno, che secondo me con l'arcobaleno lo pari, dai. Dai che secondo me con l'arcobaleno lo pari, argenti. C'è di buono che Raju non lo può fare molte volte durante la partita, però siamo già al 40esimo. Come posso fare per fare gol in 5 minuti? Allora, aggressivo. Però forse ce la faccio. Nuovo Brasil Soccer, dai, proviamolo. Tanto non credo che lui lì in mezzo abbia un intercetto. Esatto. Ma perché non gli ha messo? Ma fategli dire una qualunque cosa. Ma fategli dire Namo, non lo so. Bella, bellissima. Siamo ai pressi nell'area di rigore, quindi forse riusciamo a combinare qualcosa. Dai. Esatto. Scusate. Colpo proiettile. Critico argento. Bravo Margusino. Dai che forse riusciamo a finire. Bisogna vedere lui. Non ho visto che tipo di parata ha. Cioè non ho visto la sua parata A. Che livello è. Si vede un tubo. Perché? A due. Grande Margus, così si fa. Ok, abbiamo chiuso in vantaggio il primo tempo, ci stava. Non era fa... Mi sa che a 51esimo proprio. Non era facile dopo aver preso gol al 40esimo. Però è sempre importante chiudere un tempo in vantaggio. Allora, innanzitutto inverti Tizio e Caio. Poi tu di blocco hai 3006, tu di blocco hai 3002... Però c'hai una 14, quindi vai in mezzo a te che c'hai a 14.
Sì, va bene così. Dai, continuiamo a giocarcela così anche il secondo tempo, vediamo com'è. Allora, lui fa il passaggione ancora, passaggio guidato, tiro guidato, quindi fa passaggio. Io provo sempre il contrasto, perché metti che non vuole sprecare stamina. No, stavolta l'ha capito. Adesso il massimo sarebbe che la dà a Napoleon. Diaz? Diaz perché anche lui il tiro buono. Contrasto travolgente. Mannaggia. Con questo va in porta. Mettigli in fuorigioco tutti. Fuorigioco. A me sembrava palesemente fuorigioco, eh. Scusa. Ma era palesemente. C'è Matsuyama? Matsu, datti da fare. Proviamo a capovolgere la situazione. Oh, questi due hanno blocco nullo, questo è già un pochettino più difficile. Non ha preso nessuno, grande. Mal che vada consumi un pelino di stamina, magari poca, ma la consumi. Ah, full power. Allora molto poca. Addirittura dorato. Dammi un calcio d'angolo però, dai, dammi un calcio d'angolo, fai il bravo. Calcio d'angolo con un paio di ciuffole. Misaki, pistaggio, copiatore, dribbling. Io continuo a fare contrasto. Perché tanto anche se faccio intercetta con le sue skill, non lo prenderò mai. La speranza è che lui sbagli qualcosa e abbozzi un dribbling. Ma è una speranza. Ah, basta che non la dai, Yuga. Passaggio, copiatore, dribbling. Contrasto possente. Adesso dovrebbe fare il passaggio. Se tanto mi dà tanto. No, coppia d'oro. Quindi decide di andare avanti con lui. Interessante. Vediamo. Tanto mi ha fregato 2 su 2. Questa cosa? E? Tu hai ancora il raggio, grande, adesso lo attivo io, blocco possente, minchia, a 14, ma quanti ne ho trovati di Galvan per dargli un blocco a 14? Fatto sta che adesso che mi serviva di Lee Robson, Robson, adesso che mi serviva di Lee Brolin ho messo Galvan. Proprio spazzato via male. Vai Mullerone, buttami un arcobaleno, dai, fammi vedere un arcobaleno una volta tanto. Che è tutta la partita che non ho. Ma neanche un dorato! Neanche un dorato! Palo, dai. No, magari. Manco un dorato. Allora, dribbla ed oro, dai, mazza. Vabbè, ah, cioè, Miz, se perdevi anche questo, io veramente non so, ci rinunciavo. Grande. Gentile, cos'ha? Non ha blocchi? Passaggio aereo guidato per lui che è da solo. Vai Margus, I believe in you. Chissà se riesco a fare sto benedetto tiro di testa S una volta tanto.
No, sempre palla alta. Mannaggia, trappola. Non me lo spreco con un tiro B. Mano veloce. Ecco. Neanche critico. Vabbè, si è finito il coso. Da dove è dorato? Così, angolo. Ok, si può ancora fare. Non so come, ma si può ancora fare. Chi è che ha il passaggio migliore? Sì, sì, dai, vai, vai te, Santana, va bene, vai te. Sempre a Margus. Adesso che ci potevo fare il coso S non ce l'ho. Allora, trappola. Tanto lui farà il blocco S, mannaggia. Non doveva arrivargli lì. Sì. Cavolo. Cavolo, ha beccato il critico arcobaleno all'ultimo. Non ci voleva. Non ci voleva, cavolo. Il problema è che io non so come fermargli Yuga. Cioè, con tutto l'amore del mondo, come glielo fermo Yuga? È inarrestabile Yuga. Cioè, inarrestabile. Allora, specifichiamo bene. Ok. Passaggio killer, vediamo. Oh, specifichiamo bene. Se avessi giocato con la difesa a 3, Robson in mezzo, blocco S, si faceva. Il problema che cos'è? Il problema è che per queste sfide ho voluto anche, diciamo così, cambiare un pochettino modulo, perché poi alla fine il... adesso mi arrivi te. Contrasto, intercetta. Volevo anche un pochettino cambiare i moduli, perché poi giustamente prima qualcuno poteva dire però te sei furbo, perché bene o male comunque utilizzi sempre portiere forte, attaccante forte e vai comodo così. Per carità, e non dico che non sia vero, quando uno non sa come impostare la formazione non è che c'ha molte cose da... non è che c'ha molto cui pensare, o le imposta in una determinata maniera... nuovo tiro preso di social. No dai, tiro ero guidato dorato, non l'ho mai visto. Da qui è impossibile segnare, però ci si prova. Dicevo, quando tu non sai come si muovono determinati giocatori perché devi improvvisare la tua formazione, è chiaro che vai sui punti fissi. I punti fissi sono attacco e portiere, quindi non posso dire che non fosse vero. Però da quella cosa lì ho detto, boh, va bene, allora cambiamo, facciamo fare la formazione, tra virgolette, ai miei iscritti, nel senso mi dicono come sono messe le loro squadre e io provo a farla, tra virgolette, a specchio. Poi mi hanno detto, però utilizzi sempre lo stesso modulo, perché io utilizzavo il 3-2-3-2, al che ho detto, va bene, proviamo allora a cambiare anche moduli. Il problema è che questi moduli, cioè se uno si trova, si trova, se non si trova, non si trova. E non ce n'è. I moduli con la difesa a 4 sono penalizzanti, perché l'attaccante avversario attacca sempre al centro, quello che tira, tira sempre al centro, anche se fai sempre contrasto, dai, anche se gioca con le due punte, e le due punte non sono proprio centrali, alla fine il passaggio per le due punte va sempre a coinvolgere, a convertire più o meno verso il centro. E quindi la difesa 4, secondo me, così come è strutturata in questo gioco, o hai due difensori fortissimi, e allora lì, ok, è tutto lecito, o altrimenti, se non hai due centrali fortissimi, è troppo penalizzante, perché non riuscirai mai a bloccare l'attaccante. E questo purtroppo è il mio caso. Io in questo momento sto giocando con fondamentalmente due difensori centrali normali, perché comunque quello forte è uno, è Robson. E Robson, ciao. E Brolin, due mediani che praticamente è come se non ci fossero. Adesso mi frega lui, sì. Ma dai, passaggio di precisione.
Vediamo, non so se c'è tempo per farla. Una volta che imbrocco un critico. No, non ci credo, non ci credo. Vabbè, tiro guidato S1, lui è pure azzurro. No, ragazzi, questa è sfortuna. Questa è sfortuna. Ha beccato il critico dorato dell'intercetto proprio sul passaggio. E dorato, critico arcobaleno dell'intercetto proprio sul critico arcobaleno del passaggio. Vai Muller! Contropiedissimo, non ce la facciamo. No, vabbè, rigori. Grande partita comunque, grande grande partita, mi è piaciuta. Mi dispiace che mi è mancato su quel calcio d'angolo il colpo di testa S, avrei potuto giocarmela meglio. Ah, inizio io adesso. Sinistra, dai. È inutile che state in mezzo. Potete anche non stare fermi. Quando arrivate ai rigori con me, potete anche non stare fermi. L'ho già detto anche in uno dei video precedenti. Io da ex portiere non tirerò mai un calcio di rigore al centro. Mai. Mai tirerò un calcio di rigore al centro. Facessero anche una Coppa del Mondo di questo gioco, arrivassi in finale di Coppa del Mondo in questo gioco e andassi a giocarmela ai rigori, io non tirerò mai un rigore al centro. Adesso vai a destra. Lui evidentemente non lo sa. Ora provo io a stare fermo, vediamo. No, m'ha fregato. Gatta! Gatta! Sinistra. Guarda, puoi stare fermo anche per 5 rigori di fila per quello che mi riguarda. Tanto quella è beccato proprio l'unica parte dove io non la butterò mai. Adesso provo a destra. Ciao gatta. Grande Mullerone. Ah, sarebbe bello se adesso gliela tirassi in mezzo. No, ancora a destra. Vai però. Spiazzone! Finita. Ne ha sbagliati due, ne ho segnati tre. Buono, finita. Ah, bella, bella, bella. Allora, grande Noom, grande... Che ragazzi, io proprio con i nomi non ce la posso fare. Grande Room, gran bella partita. Complimenti, complimenti ancora, perché quel raggio, ma veramente... A rigore sono una pippa, a chi lo dici? A chi lo dici? Però devo dire la verità, le ultime due le ho vinte, quindi sto progredendo da questo punto di vista. Comunque, belli tiri di Santana, poi Margus sempre presente. Direi che questo comunque questa nuova modalità per le mie amichevoli le sta rendendo ancora più combattute rispetto a già quanto tanto non lo fossero prima. Niente ragazzi, dai, taglio corda perché già la partita comunque a rigore è durata più del previsto. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora per avermi seguito. Pace belli, alla prossima.